Ci siamo? Allora, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come penso abbiate capito, oggi si parla della bellissima Sheikh Zayed Grand Mosque, la moschea di Abu Dhabi. Sono andato a visitarla per la terza volta grazie a Nartour Operator, che mi ha dato l'opportunità di tornare negli Emirati Arabi quest'anno, e durante il nostro soggiorno a Dubai abbiamo deciso di passare un'intera giornata ad Abu Dhabi, dove ho potuto visitare nuovamente la moschea e farci un video dedicato. Avete visto nella prima parte che vi ho mostrato la bellezza di questa incredibile opera d'arte architettonica. Adesso vi voglio dare giusto qualche informazione, qualche cenno storico, prima di passare consigli utili per chi volesse decidere di andare a visitarla. I lavori per la costruzione della moschea sono iniziati nel 1996 per desiderio dello Sheikh Zayed, che al tempo era il presidente degli Emirati Arabi Uniti in quanto emiro di Abu Dhabi. Abu Dhabi è la capitale, quindi l'emiro di Abu Dhabi diventa automaticamente anche il presidente di tutto lo stato. Ha deciso di costruire questa bellissima moschea nel 1996, ma non l'ha mai vista completa perché è morto prima del suo completamento, avvenuto solo nel 2007. Infatti è subentrato il figlio, che come prima funzione religiosa della moschea ha deciso di fare il funerale del padre, che successivamente è stato seppellito proprio lì. Una cosa molto carina che vi volevo raccontare riguardo la costruzione della moschea, che pensate un po', è stata affidata niente un po' di meno che ad una ditta italiana che ha utilizzato manodopera proveniente da diverse parti del mondo, tra le quali India, Pakistan, Bangladesh, e ha utilizzato delle materie prime per lo più naturali, perché sono quelle di maggior valore, che durano di più, provenienti anch'esse da diverse parti del mondo, tra le quali l'Italia. Infatti parte del marmo, infatti la maggior parte della moschea è costituita da marmo, viene da Carrara, quindi possiamo dire che l'Italia ha avuto un ruolo veramente fondamentale nella creazione di questa fantastica opera d'arte. Come si presenta la moschea? Come avete visto nella prima parte del video, è, diciamo, una costruzione che lascia abbastanza senza parole, bianchissima, di marmo che brilla alla luce del sole, si vede anche in lontananza. Comincia a vedere i minareti, i quattro minareti che stanno ai quattro angoli, e tutte le 80 cupole che costituiscono la parte superiore. È circondata da giardini, specchi d'acqua, fontane, veramente che creano un ambiente troppo bello. E se pensate che è stato costruito dal nulla in un ambiente praticamente desertico, lascia abbastanza senza parole, perché comunque c'è un trionfo di acqua, di architettura veramente spettacolare che accoglie tantissime persone. Dentro questo colonnato fantastico ci sono più di 1000 colonne, tutte particolarissime perché comunque sono fatte di marmo, decorate finemente con motivi floreali. Pensate che il capitello è molto diverso da quelli ai quali siamo abituati, perché ricorda il design, diciamo, di una palma, ricorda la forma di una palma, in più è dorato. Percorrendo tutto il colonnato, che sta attorno a un cortile centrale enorme che rappresenta il più grande mosaico di marmo del mondo, davvero sconfinato, si arriva fino alla parte centrale della moschea. La parte centrale della moschea è un edificio davvero altissimo, enorme, che al suo interno racchiude delle pareti sulle quali si possono trovare delle incisioni in arabo bellissime che raffigurano tutti i 99 nomi di Allah. Ci sono dei candelabri e dei lampadari a bracci giganteschi, proprio completamente fatti di pietre preziose, hanno un valore davvero inestimabile, sono giganteschi, tra i più grandi del mondo, e sotto i vostri piedi troverete il tappeto intrecciato più grande di tutto il mondo. È stato fatto in Iran dagli abitanti di un villaggio che hanno intrecciato la lana proveniente dall'Iran e dalla Nuova Zelanda in diversi pezzi, che sono stati poi uniti una volta all'interno della moschea, perché ovviamente non potevano trasportarlo intero, perché fidatevi, è davvero gigantesco. Un tappeto che ospita più di 41.000 persone per volta, 41.000 fedeli che si ritrovano per pregare uno accanto all'altro, covacciati su questo tappeto, seguendo delle linee guida che servono ad indicare, diciamo, le file che vanno costituite, perché i musulmani quando vanno a pregare nelle moschee stanno tutti uniti, stanno, perché il momento della preghiera è un momento in cui bisogna stare tutti uniti, anche se gli uomini e le donne stanno separati, e la nostra guida ci ha spiegato che è per evitare distrazioni, perché dice che se una donna ti si accovaccia davanti tu pensi meno a pregare, pensi più a quello che vedi, no? No, è vera sta cosa comunque, me l'ha spiegata così. Allora, come funziona la visita della moschea? Potete andarla a visitare tranquillamente sia che stiate a Dubai che ad Abu Dhabi. Da Abu Dhabi ovviamente è più comodo perché vi basterà qualche minuto di taxi, tra l'altro i taxi sono veramente economici, perché considerate che la benzina costa tipo 20 centesimi al litro, quindi il taxi costa veramente niente. Una volta arrivati all'ingresso della moschea dovete fare dei controlli di sicurezza, non è niente di invadente, non sono come in aeroporto, in 10-15 minuti ve la cavate tranquillamente, vogliono soltanto scansionarvi e vedere cosa avete dietro e poi sarete dentro. Qui però ci sono delle norme molto 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 importanti, ma semplici, che vanno rispettate per forza per tutti quelli che vogliono andare a visitare la moschea, perché si tratta di un luogo di culto islamico in un paese islamico, quindi è fondamentale adeguarsi ai loro costumi per non offendere nessuno. Come sei documentaristico? Sì, mi piace documentaristico. Allora ragazzi, le norme da rispettare sono semplicissime, non sono niente di rispettoso o invadente, quindi state tranquilli. Riguardano due cose principalmente: l'abbigliamento e il comportamento. Per quanto riguarda l'abbigliamento, per gli uomini è obbligatorio presentarsi con i pantaloni lunghi, maglietta, comunque anche a maniche corte, basta che non andate con la canottiera del panettiere. Per le donne invece è necessario che le spalle siano coperte e che i capelli siano coperti con una sciarpa. Non serve che vi mettete un burka o chissà che cosa, basta tranquillamente un semplice
semplicissimo velo che vi copre i capelli. Altra cosa veramente importante da rispettare assolutamente è: se volete entrare all'interno della moschea dove pregano, quindi sul tappeto, dovete obbligatoriamente togliervi le scarpe e riporle nelle apposite scarpiere. Tranquilli che non ve le ruba nessuno, figuratevi se a Abu Dhabi qualcuno vi ruba le scarpe. Una volta che avete finito, uscite e le riprendete. Per quanto riguarda il comportamento, alcune norme sono abbastanza ovvie. Se è in un luogo di culto, bisogna tenere un atteggiamento rispettoso, non fare schiamazzi, non urlare, non mettere Gigi d'Agostino sul telefono e cose del genere. Per quanto riguarda cose che magari uno non ci fa caso, se andate comunque con qualcuno, evitate di scambiarvi gesti d'affetto, tenervi mano nella mano, mettervi, che ne so, in pose provocanti, perché potrebbe infastidire le persone del posto, tutto qua. E un'altra cosa che vi sconsiglio nella maniera più assoluta di fare è fotografare o filmare gli arabi che vanno a pregare nella moschea. Non vogliono essere ripresi in nessuna maniera. Se fate una panoramica e ci sono anche loro, nessun problema, però se vi andate a riprendere, a farvi una foto, perché magari è... no, assolutamente, le guardie vi diranno di allontanarvi, perché è una cosa che gli dà terribilmente fastidio, in effetti, essere fotografati dagli sconosciuti, non so a quanti piaccia. La moschea è sempre aperta, è aperta a tutti, è gratuita, l'unica cosa che si paga sono le visite guidate. Vi consiglio caldamente di non andare di venerdì, perché il venerdì per loro è come la domenica per noi, quindi la mattina ci sono tutte le funzioni religiose e tutti i turisti sono concentrati durante le ore pomeridiane, perciò se andate di pomeriggio trovate molta più gente, si può girare tranquillamente. Infatti il video che ho fatto io è stato registrato di venerdì, però se andate già di giovedì o di sabato ci sono molte molte meno persone. Andate a visitarla se potete, mai nelle ore più calde della giornata, mai nelle ore centrali. Andate a vederla un'ora prima del tramonto e vi spiego anche perché. Se andate quando il sole è ancora bello alto del cielo, la vedete bianca, proprio luminosa, fantastica nel suo massimo splendore. Ma se state lì anche quando tramonta il sole, il cielo, che negli Emirati è sempre limpidissimo, si tingerà completamente di rosa, di viola, e quindi l'atmosfera cambierà completamente. Se aspettate anche quando si è fatta completamente notte, nel cielo si accenderanno le stelle e tutta la moschea viene illuminata di blu. Per il resto tutti i giorni sono buoni, quindi informatevi giusto per gli orari, perché anche durante il Ramadan magari cambiano, quindi vi lascerò un link in descrizione per andarvi a informare, così prima di andarla a visitare andate a vedere lì e valutate bene gli orari di apertura e di chiusura soprattutto. E basta, tutto qua. Vorrei ringraziarvi per avermi seguito fin qui, spero tanto che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante, quindi magari fatemi sapere tra i commenti se vi piacciono anche questi video più Piero Angela, perché a me comunque interessa raccontare, informare di più sulle cose che vi faccio vedere, perché era bello anche il video semplice di 3 minuti vecchio stile, però una spiegazione, qualcosa in più interessante ci stava. Ringrazio ovviamente anche Narra, che mi ha dato l'opportunità di fare questo viaggio e farvi vedere a voi questa bellezza incredibile, perché io penso che sia una delle opere d'arte più belle che si possano trovare a livello di arte islamica, perché è un connubio perfetto tra la modernità e la tradizione, ispirata a tantissime diverse strutture, unendo diversi stili per creare qualcosa davvero di unico. Mi piace veramente tanto, anche per il fatto che comunque l'arte islamica non prevede la rappresentazione di figure, di volti, ma soltanto motivi floreali, motivi geometrici, quindi la sua arte, le sue decorazioni sono davvero qualcosa di pazzesco. A me piace davvero troppo questo posto, ci sono andato per la terza volta e non vedevo l'ora, perché è uno dei posti più assurdi. Tra l'altro io ho fatto questa cosa con Nara perché loro hanno un'offerta molto interessante che vi permette di avere 2 notti gratis ad Abu Dhabi se prenotate un viaggio lungo raggio con loro, quindi andatevi a vedere tutti i loro riferimenti che vi lascio in descrizione, trovate anche tutti i miei riferimenti, il link alla musica, le cose, e basta, tutto qua. Grazie Davide che mi ha aiutato a girare il video, dopo ti offro che va.